Eccoci qua, guardate un po', oggi vlog, va di moda fare i vlog, guardate che bel posto, indovinate dove sono, indovinate un po', ecco, dopo questa stupidaggine capirete che questo dietro di me è il Po, siamo a Torino dove è praticamente nato il figlio di Thor. Si chiama Torino per questo motivo, fra moto che vanno, io non cancello nulla, oggi sarà una chiacchierata così. Mi sono detto, ma perché non far vedere ai miei amici di YouTube, a chi mi vorrà seguire, qualche location anche suggestiva, perché Torino vuol dire anche cinema. Non solo c'è il museo dedicato al cinema, ma ci sono anche degli scenari che potrebbero farvi ricordare dei cult assoluti, uno fra tutti, Profondo Rosso, no? Il film di quella donna che aveva un ciclo che non finiva mai, Profondo Rosso, no, sto scherzando, e quindi fra poco vi farò vedere qualcosina. Intanto guardate che bellezza, siamo immersi nella natura. Io saluto il mio carissimo amico Simon di Sintiori Time, che mi ha fatto trovare parcheggio per la macchina subito, perché lui è di qua, il maresciallo dei carabinieri qua a Torino, quindi lo ringrazio. E guardate che meraviglia, guardate che bellezza, ci si vede dopo. Mi incammino, ciao! Amici miei, un dubbio atavico. Quell'animale che state vedendo, secondo voi, cos'è? Le ipotesi sono tre, intanto si sta muovendo. A. Pantegana. B. Marmotta. C. Giraffa. Ecco, ditemelo voi, però sicuramente se è un topo starà aspettando la topa. Ecco, intanto se ne va, vediamo che se ne va, eccolo lì, vedete? Vedete che se ne va? Del resto la classe non è acqua. Guardatela come si è avvicinata, guardatela, eh? Siamo al toppo. Vai, vado via. Mi levo Maddiulo. Oi, mi dovevo fare la doccia, o me la facevo dal 36. Mi dovevo sciacquare fra palle e culo che c'avevo veramente la riotta sudata. Ora vado a casa che inizia Poirot su Rete 4, il commissario, sai come si chiama, Poirot, se non me lo ricordo guarderò La Signora in Giallo, tanto c'è da fare una sega oggi. Eccoci, un caldo che si muore, sembra già di essere in estate piena, eppure è solo primavera, bah, per me è seconda falsa. Grande raffigurazione di Claudio Bisio. Siamo vicini al Museo del Cinema, giustamente. Vedete? Quando disse mi fermo in piazza a riflettere, ed infatti riflette sopra e sotto. Guardate che bellezza. Questa è un'opera d'arte di Samuele Artigiani. E praticamente poi, se io invece zoomo di là, guardate cosa c'è. C'è all'antico vinaio, lì sì che si pappa bene, Toscana Caput Mundi, sempre e comunque, Maremma Serpentata. Ah ragazzi, io vi ho fatto dentro al Museo del Cinema di Torino un video veramente di perlustrazione, non avevo dimenticato uno spazio, un'esperienza meravigliosa. Il problema è che, come potrete capire, beh, non è che possa mettere su YouTube l'esposizione della mostra, altrimenti nessuno pagherebbe e si vedrebbe online. L'ho anche chiesto se potevo, ma mi hanno detto di no, quindi cosa vi posso dire? Vi posso dire che mentre accendono le moto sempre e sto andando a prendermi un bel bubble tea fresco, dopo aver cenato ad una pizzeria squisita, per gli amici torinesi Uema, buonissima. Insomma, il Museo del Cinema di Torino con la mostra Dario Argento, dedicata a Dario Argento. Beh, per chi ama il cinema è stata una cosa, a parte ancora prima di arrivare alla mostra, chi è stato al museo lo saprà, grandi cimeli, oggettistica, le riproduzioni dei vari anche costumi nei film che più abbiamo amato, da Il Padrino, la sceneggiatura di Psycho, ragazzi, per non parlare del costume usato in produzione, il mantello usato in produzione di Superman di Richard Donner, e poi
lo stampo del volto, il busto di Catwoman, di Batman, ragazzi, chi non c'è mai stato è un toccasana, l'ascensore panoramica che porta in cima alla Mole Antonelliana, dove, parlando di capolavori, altro che Il Padrino, insomma, hanno girato al bar dello sport Francesco Massaro, accidenta chi vi oce il pane, Jerry Calà, Lino Banfi in cima alla torre, io intanto guido e parlo così, la gente mi vede parlare con una telecamera, ma ci importa una sega a noi. Insomma, tra un po' butto giù globo e quindi dicevo, in cima, vi ricordate Parola, Lino Banfi, avevano fatto 13 al Totocalcio, ma poi la mostra a Dario Argento, tutti film, dal primo all'ultimo, anche le 5 giornate, tutti, ci sono tantissimi utili dettagli sulla lavorazione, interviste a Dario Argento, ma poi i colori, le spiegazioni, tutti i poster, il guadagno di ogni film, il budget utilizzato, aneddoti, curiosità, riproduzioni anche degli ultimi film, perché si arriva fino a Occhiali Neri, si parte dall'Uccello dalle Piume di Cristallo, si considera anche La Porta sul Buio, si considera Masters of Horror, si considera anche tutto il Dario Argento televisivo. E poi si arriva a Occhiali Neri ed è bello come, quando ne parla Dario Argento anche in questi scritti sulle pareti, sembra, ovviamente è lui il regista, però sembra che parli sempre di capolavori, invece Dario, mio mito, però dopo Non ho sonno si comincia a trovare la fase un po' più calante. Insomma, a me mi sta andando un cancrene al braccio, visto che non vi ho potuto far vedere cosa c'era dentro il museo, tra poco vi fo godere in un altro modo, quindi seguitemi. E sappiate che io il video me lo sono fatto, lo tengo per me, e ditemi se vi piace questo tipo di video così, vlog, lo chiamano vlog gli americani, e quindi lo chiamo anch'io il vlog, quello che fa Paolo. A dopo. Questo è il momento migliore, dopo la sfacchinata al Museo del Cinema, un bel bubble tea, bello gelato, e ora seguitemi perché vi porto in un posto, venite, vi piace Dario Argento, venite. Ci riconoscerete qua, ragazzi, la storica piazza di Profondo Rosso, guardate un po', riconoscete, puoi vedere anche, io c'ho il cameraman, no, dietro, puoi vedere un po', prima di andare nel posto più simbolico di Profondo Rosso, cioè la statua dove Mark e Gabriele Lavia e Carlo parlavano insieme. Che bellezza, cioè, vi ricordate in questa scena c'era proprio la dronata dall'alto e si mostrava il protagonista che camminava, che svoltava proprio in questa curva, ma io lascerei vedere. Questa era proprio la piazza, era proprio la statua dove si metteva a sedere, qui si metteva a sedere Carlo, Gabriele Lavia, Profondo Rosso, Dario Argento, tutti questi vicoli, che bellezza, non mi sembra vero di essere qua. Parlo forte perché spero si senta non avendo il microfono, però mi metto a sedere dove era ubriaco Carlo. E dopo aver salutato la mia cara statua, eccola lì, vi ricordate, qui ci abitava sia Mark, ci abitava Ullman, ci abitava la Sensitiva, insomma, andiamo in un'altra storica location di Profondo Rosso, continuate a seguirmi perché il meglio deve ancora venire, cioè vado via se no mi ammazzano magari. Ci stiamo avvicinando, per meglio dire, manca ancora 2 chilometri circa, però mancano questi chilometri, ma nel frattempo guardate la bellezza di Torino, che poi queste sono tutte strade viste nel cinema di Dario Argento, anche se lui era più da viuzze, che comunque ci ha girato tanti altri film, oltre a Profondo Rosso, dall'Uccello dalle Piume di Cristallo, Non ho sonno, e vabbè, lo saprete che poi nel cinema di Argento era bello perché magari in una strada eri a Torino, svoltavi l'angolo e ti catapultavano a Milano, però la magia del cinema ti ci faceva credere. Insomma, guardate là, cos'è, un UFO quello lì? Ah no, è il nerino che tira le ose per aria, amico mio. Ok, top, 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 seguitemi.
nemmeno a farla apposta. Allora, come vi avevo promesso, mi stavo avvicinando alla villa di Profondo Rosso, dove tra l'altro ho scoperto che ci abita qualcuno, ma prima di farvela vedere mi sento chiamare e c'era It's Billy Time. Ciao. Che è uno dei miei più cari commentatori di YouTube. Oh, ma nemmeno ci si fosse messi d'accordo. Quindi come stai? Sei nel mio video, saluta chi vuoi, la fidanzata, tutti, gli amici, tutti gli iscritti di Paolo. Ecco, ecco, torinese doc, origini calabresi come tutti i torinesi, però comunque torinese. Stasera siamo andati a mangiare la pizza, io sì. Era tantissimo, te riprendi tutto, che non la sentivo così buona. Uema si chiama la pizzeria, non so se la conosci. Dove, in centro? Squisita, sì, è vicino al centro, ma veramente vicino a dove praticamente c'è l'altra scena di Profondo Rosso in piazza. Ah, Piazza Cellene, esatto, lì caspita. Quindi It's Billy Time, sì. Tu non hai un canale YouTube dove fai video, è solo... Quindi questo è il bello, mi sento chiamare ed è It's Billy Time. Ovviamente attendo il tuo commento sotto al video. Commenterò senza ombra di dubbio e condividerò anche. Top! Incredibile. E dopo aver salutato It's Billy Time, un gradevolissimo incontro, lo ringrazio per l'affetto nei miei confronti, eccoci davvero di fronte alla villa di Profondo Rosso, guardate là. Tra l'altro credevo fosse disabitata, ma no, sono arrivati i proprietari proprio pochi minuti fa in macchina, guardate un po'. Pensate che nel 75, quando Dario Argento venne a scegliere questa location, scoprì che era un collegio femminile, quindi c'erano queste ragazze, e pagò la vacanza a tutte pur di farle andare via da questa villa e poterci girare. Cioè, pensate che bellezza, come era avanti Dario Argento. Di tasca sua, questa è la famosa scala dove sale il protagonista per poi entrare nella famosa villa dove c'era il bambino urlante. Cioè, che bello! Guardate là, qui è dove saliva il protagonista. Visto che non posso mettere la colonna sonora per motivi di copyright, la farò io. Tan tan ta ta tan ta tan tan ta ta tan tan ta ta tan ta tan tan ta ta tan 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 ta ta tan ta ta. Via ragazzi, magari quelli che ci abitano ora mi tirano un secchio d'acqua. Dalla Villa Scott è tutto, ma non è tutto per questo video, e quindi salutiamo il bambino urlante. La 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 la. Allora ragazzi, la mia reflex si è spenta, quindi devo utilizzare il cellulare, ma la qualità non è un granché. Vedete dietro di me questi, vedrete poco perché è buio, però dietro questo recinto, in mezzo alla boscaglia, è situata Villa Becker, che tra l'altro è a poche centinaia di metri da Villa Scott di Profondo Rosso. Villa Becker è quella che è stata utilizzata nel pessimo La Terza Madre, l'ultimo capitolo della trilogia delle tre madri. E ovviamente la mia voglia sarebbe quella di andarci, ma come potrete capire, guardate un po', sembra di entrare veramente nell'aldilà di Fulci e non c'è nessuno, strada disabitata, tutto spento, figuriamoci se ora scavalco e vado dentro. Però ho visto che la villa è abbandonata, cercando online, che dentro ci sono ancora alcuni rimasugli del set del film, ma anche It's Billy Time mi ha detto: guarda Paolo, ora non ci andare perché ho incontrato anche strana gente nei dintorni. Quindi ovviamente, se voleste, scrivetemelo qua sotto, che magari nei prossimi mesi, come vlog, vi regalo un giorno nella villa abbandonata della Terza Madre. Però ci vado di giorno, scavalco, mi porto il faretto e andiamo a vedere questa villa che è chiamata in molti modi, ci sono anche le catacombe, chi più ne ha più ne mette. Ora direi che devo andare via, lo so, vi lascio con l'amaro in bocca, ma vi ho regalato una giornata insieme a me, eh? Ci vediamo a breve, anzi, facciamo così, per concludere in bellezza. Sapete che qua a Torino hanno girato Fast X, anche se poi lo spacciano per Roma. Andiamo a vedere la location dove c'è la palla, quella del trailer che rotola e che praticamente prende a bombardate tutta la città. A tra poco. Concludiamo questo video diario mentre sta per scoppiare un temporale incredibile. Bisogna correre alle macchine, anzi alla macchina, ma parlo di macchina in plurale perché qua è dove hanno girato alcune scene di Fast X, come vi avevo promesso. Vedete lì la scultura
dedicata in ricordo della spedizione di Crimea. Vedete che bella? Pensate che lì, come vedrete adesso in foto, intanto polline di merda, lì c'era la palla infuocata, quella che distrugge tutta Roma, che poi in realtà è Torino. Quindi c'è stato qua Vin Diesel, o meglio la sua controfigura, come ci ha detto It's Billy Time. Ci sono stati qua i... c'è stato qua il team creativo di Fast and Furious. Cosa c'è di più bello? Concludiamo con un po' di tamarraggine, quindi muoio in diretta, ma vi saluto da Torino, torneremo, così sembro il Vanni, no? Insomma, un'altra volta verremo a far visita a questa bellissima città. Viva il cinema, viva voi, commentate, vi è piaciuto questo vlog? Se vi è piaciuto condividetelo, se non vi è piaciuto fatevi i cazzi vostri. Ciao belli!